È stato inaugurato oggi presso il sito Enel di Santa Barbara il TES. In cosa consiste questo innovativo sistema di accumulo basato sulle rocce? Questo sistema è molto semplice, scaldiamo in qualche modo le rocce, queste mantengono il calore e quando ci serve il calore ce lo ridanno, buttandoci sopra acqua che genera vapore e acqua caldo. Questo è in estrema sintesi, le possiamo scaldare usando il vapore della centrale, come accade qui, le vorremmo scaldare usando le energie rinnovabili, perché usando le energie rinnovabili e producendo quindi calore potremo alimentare tutte le aziende che necessitano oggi di calore, che viene prodotto, ahimè, bruciando del gas. Quindi questo impianto ci rende liberi dal gas, nei settori che oggi lo usano, ci rende liberi dalle materie prime rare che vengono usate nelle comuni batterie, pensate al litio, e ci rende molto più flessibili e liberi di integrare anche impianti come questo termico insieme alle rinnovabili, garantendo migliori performance alle reti elettriche. Quello che noi vogliamo fare è renderci liberi in toto dal gas, non solo dal gas russo, e stiamo trovando soluzioni tecnologiche che ce lo permettono, anche perché mi consenta usare in alternativa, come qualcuno dice, l'idrogeno da bruciare, essendo l'idrogeno prodotto da energia elettrica con delle efficienze bassissime per quei settori che oggi sembrano impossibili, cosiddetti hard to abate, cioè in quei settori in cui sembra impossibile decarbonizzare, è, come direbbe Paolo Villaggio, una boiata pazzesca.